Mercoledì mattina 3 febbraio, buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento col nostro Buongiorno Quotidiano. Quest'oggi parliamo di capelli, perché ovviamente insomma, i capelli diciamo che sono la cornice del nostro viso. Quindi allora vi daremo dei suggerimenti in studio per prenderci cura dei nostri capelli. Parleremo anche delle tinture, dello shampoo giusto da utilizzare, insomma delle piccole accortezze e dei piccoli suggerimenti per avere sempre, soprattutto per noi donne, capelli belli splendenti e luminosi. Do il buongiorno e il benvenuto anche all'ospite che ci accompagnerà in questa prima parte del Buongiorno Quotidiano, il dottor Francesco Barone. Buongiorno, Buongiorno a voi, grazie dottore per buongiorno. essere qui. Allora, Grazie a voi. parliamo di capelli, come dicevamo prima, insomma, è la cornice del nostro viso. Esatto. Quindi ci prendiamo cura di questi capelli. Però molte volte succede che a causa magari dello stress, della tensione, di come noi stiamo vivendo un determinato periodo dell'anno, i nostri capelli possono apparire un po' spenti e Esatto. stressati. Esatto. Allora, consideriamo appunto che i capelli sono un'estensione del nostro corpo, quindi fanno parte di una struttura proprio di funzionalità organica. Diciamo, col tempo si è perso questa connotazione un pochettino di funzione reale, che è quella comunque termogenica di protezione di calore da parte del cranio e della cute, acquisendo un tipo di un'emozione più estetica, di bellezza. Basta pensare che nei secoli, no? Sul taglio di capelli, dalle parrucche alle ultime generazioni, è insomma, la nostra forma di espressione. Quindi neanche a dirlo, le grandi aziende di cosmetici si sono tuffate, insomma, di gran lunga, ok? Diciamo che il capello appunto va considerato appunto come un organo, quindi la cosa che dico sempre di base è un discorso di idratazione, quindi si parte sempre dall'alimentazione. Sembrerà la Certo. cosa più banale, ma è la E cosa più invece no. importante. Quindi sempre arricchirci di vitamine, sali minerali, omega 3 che permette di poter nutrire bene il Il capello. capello. Poi è chiaro che nel campo della cosmesi, soprattutto quello femminile, insomma, le Femminile. donne per eccellenza, come dire, il capello ne abusano in qualche modo, quindi trattamenti continui, insomma, voi fate continuamente tintura, piastre permanente e Sì, e non quant'altro. ci divertiamo noi donne a Esatto, ma è fare bello questo, così, voglio anche dire, è per anche cambiare, esatto. ecco. Anche Però se ammetto che i maschietti vi fanno una bella sì, concorrenza, è perché vero, è i l'ultima maschietti ci fanno generazione, concorrenza, è vero. fanno bene. Allora, quali sono i consigli pratici che io dico, do al paziente? Nutritevi bene, se non avete un tipo di alimentazione comunque corretta, io consiglio spesso anche degli integratori per poter integrare veramente dal punto di vista fisiologico, in modo che il capello dall'interno venga nutrito bene, perché noi vediamo la parte più esterna, che è lo stelo, il capello vero e proprio, ma c'è la Certo. cuticola, la corteccia, il follicolo, il midollo, fino ad arrivare appunto nel derma, che è l'attacco principale, e quindi l'irrorazione reale. Allora, quando vi fate le permanenti, i tagli e tutto, intanto affidatevi sempre a dei professionisti, perché comunque usano dei tipi di prodotti che sono ipoallergenici, di alta cosmesi, e quindi potete conservare lo stato di, insomma, di corposità, lucentezza, che è quello che vi interessa dei capelli, Certo. per un periodo molto lungo. Il fai da te, sai, lascia sempre il tempo che trova. Tra l'altro, dal Anche perché punto. magari possiamo utilizzare anche dei prodotti che sono troppo aggressivi per la nostra Esatto, cute e quindi poi possiamo esatto, causare degli altri esatto. tipi di problemi. È chiaro. Io mi trovo spesso facendo l'analisi con microcamera dei capelli delle pazienti, faccio un po' l'analisi credendo appunto come quello che mangia, il tipo di lavoro che fa, se lavora in un ambiente chiuso o in un ambiente esterno, perché alla fine i capelli sono dei sensori a tutti gli effetti, quindi caldo, freddo, umidità soprattutto. Quante volte ti è capitato di uscire dal parrucchiere l'indomani? Il Re Esatto, ok. Leone. Perfetto, questo è il tasso di umidità che magari è troppo alto, il capello lo va a inglobare, diventa pesante e voi insomma vi prendete una bella. Sì, ci guardiamo Ok. allo specchio e cominciamo lì a sbraitare contro il nostro parrucchiere. Chiaro. Allora, siccome non è possibile tutti i giorni andare, insomma, dai professionisti di settore, sarebbe improponibile. Allora, quello che vi consiglio è intanto partite dallo shampoo, ok? Sì. Non usate shampoo qualunque o molto aggressivi, Però per ok? ogni tipo di cute c'è bisogno, e di capello Esatto. c'è bisogno dello shampoo Perfetto, giusto. Perché per esatto. esempio quando andiamo a comprare lo shampoo, magari ci affidiamo insomma, nel bancone del Certo. supermercato, lo shampoo per esempio delicato, antiforfora, per capelli lisci, per capelli ricci. Che cos'è? A che cos'è che dobbiamo fare attenzione? Allora, intanto quando si va al supermercato non è il massimo del target Però a volte li di andiamo a comprare, riferimento. certo, li È andiamo a chiaro. Allora, comprare là. il consiglio che vi do, se andate sulla grande distribuzione, andate sempre su prodotti neutri, a pH neutro, in modo che in qualche modo così non si va a creare un danno fisiologico alla Quindi cute. dobbiamo stare attenti a leggere l'etichetta. Esatto. Allora, Quindi. generalmente ormai con le nuove normative europee, cioè, in frontespizio c'è sempre scritto comunque shampoo pH neutro, quindi 7, con Quindi se troviamo scritto pantenolo. questo va Esatto, benissimo. già a grandi linee comunque non è aggressivo.
Gli altri shampoo, capelli lisci, questi forfora grassa, forfora secca, epidermide infiammata, così. E tutto, ok, all'interno almeno, quelli nel settore della grande distribuzione utilizzano troppi tensioattivi superficiali, quindi molto aggressivi. Spesso cosa capita? Che vi lavate i capelli, avete magari per quelle 2-3 ore quell'effetto che voi considerate insomma anche ottimale, però vi brutte la testa. Notate che il capello diventa sempre più sottile, se avete i capelli lunghi anche doppie punte, spenti, esatto, perdono di brillantezza, perché comunque sono tutti prodotti di sintesi. Allora si va su un tipo di shampoo, okay, in base al tipo di struttura del capello che ha, certo, il paziente. Se ha un capello con forfora, il gender qua è una forma di patologia, anche se blanda, perché ha forfora il paziente? La forfora alla fine cos'è? È un'iperselezione sebacea, le cellule si riproducono e muoiono troppo velocemente, quindi restano sulla cute, si accumula, si staccano, si ha quell'effetto che dà quel senso di sporco che noi vediamo spesso, anche se il paziente si lava quotidianamente. Allora si dà un tipo di shampoo magari con una forma di tensioattivo anionico per sgrassare all'inizio, ma subito dopo vi consiglio delle lozioni o uno shampoo che sia lenitivo per ripristinare di nuovo lo stato fisiologico della cute. Ecco, quindi comunque a proposito di forfora si può comunque combattere. Sì, sì. Allora ci sono proprio dei casi rari fortunatamente dove c'è un'ipersecrezione, però lì è più un discorso anche ormonale, perché nel follicolo del capello, quando si va a legare al derma, lì ci sono dei recettori, ecco perché va considerato come un organo a tutti gli effetti. Questi recettori sono di natura ormonale. E qui c'è una bella notizia, per i maschietti, paradossalmente, l'alto tasso di testosterona, che dà virilità o quello che vogliamo, accende del 20% la caduta di capelli. Nel campo femminile, un'iperproduzione di estrogeni dà lo stesso effetto. Allora, in quel caso si interviene più con cure farmacologiche. Basta pensare che ormai ci sono pazienti che arrivano a manifestare proprio una caduta androgenica, alopecia multiforme anche nel cuore, e la gente nel campo della patologia, e quindi non basta più lo shampoo classico. Certo, poi bisogna si va più su delle cure farmacologiche, ma parliamo veramente di una percentuale molto piccola. Per la maggior parte dei pazienti, per così dire, uno shampoo ottimale, un buon integratore, un balsamo per il tipo di capelli e delle lozioni già hanno un ottimo risultato. E la lucentezza dei capelli, da che cosa è dovuto? Sempre da quello che noi ingeriamo o da come trattiamo la nostra chioma, ecco? Allora, questa è la domanda tipica da donne. Certo. Okay. Allora, entrambe le cose. Considera che il capello è formato da cheratina come struttura e densità e melanina è quello che dà il pigmento e quindi anche la lucentezza, la fluidità e tutto. Siccome queste sono tutte macroproteine che il corpo riesce a produrre teoricamente da sé, però spesso per fattori di stress o cattiva alimentazione o di natura ormonale si ha una carenza. Allora in quel caso il capello, anche se non è trattato, che è mal naturale, lo si nota smorto, sfibrato, molto sottile. In quel caso io intervengo con degli integratori, intanto di base, degli antiossidanti, gruppo delle vitamine B6 e B12, ma soprattutto biotina e fenilalanina, che sono in assoluto insomma le molecole che aiutano di più. Già un ciclo, due cicli di questo tipo di integratore dà l'effetto, cioè la paziente mi dice ho il capello più denso, più forte, lo sento tra le dita, quindi già quel tipo di effetto. Poi è chiaro che uno shampoo, un balsamo ottimale, completa il tutto. Per quanto riguarda il colore, visto che noi siamo così amanti delle tinture e ci piace cambiare sempre colore, anche lì il capello soprattutto si stressa ed è maltrattato. Sì. Direi che fortunatamente ormai è passata un'informazione da questo punto di vista importante. Le tinture devono essere senza nitrati e senza ammoniaca. Okay. E questo per fortuna oramai, insomma, esatto, gli esperti, vedo che i parrucchieri esperti lo fanno. Devo ammettere che adesso dal target più giovane, dalla ragazza 14enne fino a quella più matura, adesso tutti mi cercano finalmente la tintura. Perché? Perché voi la utilizzate veramente molto spesso. Una tintura molto aggressiva. Vi dà un effetto shock, come dicevamo noi, iniziale, è il colore che volevo. Fantastico! Va a denaturarsi velocemente. Però il paziente mi dice, dottore, ho la cute rossa, mi brucia, mi dà fastidio. A volte hanno anche lacrimazione agli occhi per i vapori solfuri che ci sono, in quelle delle vecchie tinture più aggressive. Appena cambiamo tipo di approccio, andiamo su una naturale, il paziente sente il capello proprio più naturale, più morbido, non quel senso di secchezza che si percepisce dopo la tintura. E poi trovando il colore più ottimale. L'unico piccolissimo problema, che poi non è un problema, invece della classica durata dei 10-12 giorni, con le tinture naturali si accorcia il tempo di colorazione, ma penso sia un piccolissimo effetto collaterale da poter accettare per avere comunque un trattamento ottimale. Allora,
Passato alle tinture, adesso vediamo all'asciugatura del nostro capello, perché esatto, anche lì a volte noi stressiamo i nostri capelli, soprattutto noi donne abbiamo l'abitudine, chi ha i capelli una chioma molto lunga e folta, di attorcigliarlo all'asciugamano. E lì comincio poi a sfregare. Questo sfregamento dei capelli non è il massimo. Non è il massimo, anche perché apporta comunque lo stress, stressa il capello. Allora, considerando, vi consiglio sempre di utilizzare comunque delle asciugamane con panno di cotone molto morbido, ok? Anche perché i capelli e la cute hanno una carica elettrostatica positiva e negativa all'interno, ok? Quando noi strofiniamo, questa purtroppo è legge base della fisica, lo elettrizziamo il capello. Se poi il capello già è sottile, ok, è fragile d'uso perché è stato maltrattato, si spezza con molta facilità. Ora, lì intervengono le tecniche del professionista, del parrucchiere, ci vogliono le spazzole adatte, certo, però ormai voi siete quasi ferratissime da questo punto di vista. Siamo preparatissime, è vero, perfetto, a casa quindi abbiamo di tutto, non ci manca nulla, esatto, però insomma questi piccoli accorgimenti, accortezze ci possono insomma. Chiaro, allora intanto quando andate dal vostro parrucchiere di fiducia, fatevi consigliare per il vostro tipo di capelli la spazzola, le 2-3 spazzole giuste, ok? Li acquistate tranquillamente con poco, quindi non dico che acquisite la tecnica perché diventerebbe difficilissimo, ecco. Però non mettete il phon a 3 cm di distanza dal nostro capello, perché lo bruciate effettivamente, proprio c'è la melanina che all'interno scompare, si secca, e dopo già 2 ore, quando siete già al lavoro, vi guardate, vi accorgete che il capello incomincia a essere sempre più fragile, ok? Se usate la piastra, e la usano quasi tutte le donne, non utilizzate le piastre di metallo, quelle di uso molto comune, lo bruciate completamente il capello, almeno quelle in ceramica. Sì. Così vi permette di poterlo utilizzare anche spesso. Quella va bene anche a capello umido, perché vi dà l'effetto corposo e protegge l'acqua in qualche modo il capello. Questo già tutti i giorni lo potete fare. Se poi vi accorgete che il capello si elettrizza, usate un tipo di balsamo prestiratura. Così lo proteggete, vi viene bello corposo e sarete soddisfatti anche del vostro operato. Sì, sì. Quindi ci guardiamo allo specchio, ci facciamo i complimenti. Non è male, non è noi male. Noi stessi, guarda, sono stata proprio brava questa mattina. I parrucchieri mi staranno odiando in questo momento. No, perché però sono dei suggerimenti, dei piccoli accorgimenti, sì, no, delle piccole accortezze che voi possiamo, sì, insomma, fare a casa per avere anche una chioma, esatto, perfetta, quasi, quasi, certo, perfetta, comunque in ordine, almeno in ordine, per non uscire con i capelli insomma abbastanza gonfi. Queste sono delle piccole accortezze che possiamo fare, ma come diceva giustamente lei, non solo le donne, ma anche gli uomini oramai sono diventati vanitosi. Come no. E hanno, anche loro tentano sempre di avere, diciamo, il capello perfetto. Perfettino, sì. Sì, soprattutto magari i ragazzi, parlo di giovanissimi, sì, che utilizzano spesso il gel per far tenere la piega. Esatto. Anche in questo caso. Diciamo che è la stessa identica cosa, ok? La fortuna della nostra categoria dell'uomo è che comunque la maggior parte portano i capelli molto corti o a taglio molto corto, e quindi permette al bulbo di rinforzarsi molto bene. Quindi è passata la generazione anni 60 del super capellone, in cui stressava un pochettino di più la base dei capelli. Quindi già di base gli uomini hanno meno problemi da questo punto di vista, non hanno problemi di stiratura, trattamento, lavaggio, certo, piega, quindi comunque il capello è trattato come in maniera più naturale. I gel che si usavano una volta, le vecchie ole brillantine, sì, degli anni 40, ormai non si usano più. Quelli erano abominevoli perché erano oleosi, pieni di paraffina, quindi non facevano respirare assolutamente il capello e il cuoio capelluto. Però ungevano, davano una chioma bellissima. Avevano lucida, il fascino il anni fascino, 30, ecco, anni 40, che però devo ammettere che adesso le nuove aziende di cosmetici sono riuscite comunque a ricreare dei prodotti molto simili, molto naturali. Quindi anche se i giovanissimi iniziano da subito ad utilizzare gel, molto spray, ecco, l'uomo utilizza molto lo spray perché in questo momento c'è questa forma di look dal ciuffo molto importante, sì, ecco, in quel caso questa onda bellissima, esatto, sì, che col gel diventa difficile, ci vuole proprio un professionista, mentre con lo spray gli diventa più facile, da non confondere con le vecchie lacche, che ormai sono quasi completamente bandite in disuso, sono quelle di nuova generazione che sono naturali e si possono usare anche spesso. Anche in quel caso consiglio agli uomini, quando comprate un gel o un prodotto, okay, se leggete paraffina, tensioattivi, solfato, eliminate, andate su quello più naturale possibile. Magari ne usate un po' di più per avere l'effetto voluto, ma il capello una spazzolata e vi ritorna naturale. Quindi insomma anche in questo caso dobbiamo saper leggere bene le etichette. Certo.
così ci prendiamo cura al meglio dei nostri capelli. Io ringrazio allora il dottor Barone per essere stato con noi questa mattina. Insomma, visto che ci avviciniamo poi alla primavera, dobbiamo cominciare a preparare prima il nostro organismo, giusto? Conviene un pochettino cercare di dare le opportunità giuste con degli immunostimolanti per rinforzare bene il sistema immunitario. Dottore, io la ringrazio grazie per essere stato tutte, con noi, grazie allora e buona giornata, ci rivedremo presto. Grazie.